Il buongiorno di oggi a New York City, ve lo diamo così, vestiti da barboni. Stiamo portando a lavare i vestiti, perché oramai sono 15 giorni che stiamo qua, li ho finiti. Posso dire, in questi momenti mi rendo conto di quanto non sono grato per quello che avevo a Milano. Lavatrice, lavastoviglie, tutta quella robaccia. Non prendetela per scontato, siate grati. Buon di New York City, Barbone vibe. C'entra tutto, c'entra tutto. Secondo te riesco a entrare tutto qua dentro? Quella sì, qua di sicuro. No, che però c'è un gioco, se entro mi devi anche chiudere e girare. La faccio partire. Le potremmo fare benissimo a mano senza pagare i soldi ogni volta. No, frate, no, frate, mi viene il panico, no, frate, mi viene il panico. Sto girando, sto girando. Secondo te, da quanto tempo stanno qua queste? Facciamo il taste test. Madonna, ti hai sentito crack, frate. Era il dente. Cazzo, potevamo più allo slime. Ma che cosa Mettici quello là. Oggi non abbiamo niente di pianificato, non so dove andare, cosa fare, con chi, perché, quando. No, no, no. È giunta l'ora del bucato, quindi no. Cominciamo a stendere tutto. Comunque fanno 40 gradi oggi, cioè veramente sto sudando. Vai, Monte, esci Esci dall'armadio. dall'armadio, Monte. Siamo tutti amici Ma qua, cosa puoi stai uscire. facendo? Devo recare dei voiceover, ma se lo faccio di là si sente la musica di pop. Che stai facendo? Vloggando. Siamo pronti, ci siamo preparati. Valentino è identico a ieri, raga, follia, non è Non che mi si è cambiato. vedo. Non vedo, dormito così, uscito. Dormito si è rialzato così. Andiamo a fare un giro, mangiamo Usciamo. qualcosa Mangiamo, e mi devi far vedere dei posti. Qual è l'outfit di Monte? Air Force White. Pagato. 6 euro. Poi Zara. 7 euro. Maglietta. No, no, aspetta. Cinta. Strap. Comprata su Amazon. Ok. Maglietta. Comprata su Amazon. E questa qua è un pezzo della camicia di Tana. Yes! Oh, ci rivediamo in Italia. 2 ore, Che cazzo dici? Se becchiamo dopo domani? Non rimani qua fino al 6? Siamo? Ah, sì, dai, ci vediamo Ok. dopo. È andato via Pat! Yes! Oggi proviamo Chipotle. Io l'ho già provato, sto portando gli altri a provarlo. Ma Bam, Chipotle. La tua prima volta? Voto? Monte in piedi. 40 euro. Voto? Incredibile, ma tra un po' d'ore mi cago addosso. Abbiamo visto. Questo posto mi fa schifo. Cioè, capito? Questo è il mood di questo posto e costa pure 50 euro. Pre, ti sta benissimo. Ti sta benissimo. Te l'ho detto che costa un botto. Monte, questo è tuo. Comunque nei thrift shop si trovano le cose più strane dell'universo. Outfit of the day. Di Monte per la serata. Pam pam pam. Porca puttana. Se ti metti Pensa che quello. scendi dalle scale e arrivi nella pista da ballo così. Te lo giuro. Con la scarpetta di cristallo che poi se la perdi io lo bacio. Ma sai che Tank viene nudo con questo sotto? Un po' qua. Abbiamo comprato Greta e Vinci. Vediamo se. Niente, raga, un cazzo, abbiamo perso. Drink on the go. Drink on the go, alla salute. Questa non Mi è apri anche il mio. energia. Ma che cos'è quella roba? Drink on the go, si chiama Drink on the go. È un 5 euro di drink, porco due. Auguri! Il drink del lunedì pomeriggio. Ah, bravo, ma è fortissimo. Fammi assaggiare, È io ho preso fortissimo. Un Fa vomitare. Grazie mille per quello che fai per noi, Superman. Grazie mille. Io non ce la faccio più, te lo giuro su Dio. Troppo casino in questo posto di merda. Voglio tornare in Italia adesso. Siamo andati in questo pub. E ci beviamo qualcosa. Oggi è stata una giornata di merda. Non ho fatto niente.
Ho comprato un altro cappello da 50 euro. Male, male, male oggi. No, raga. Nani. Gli appena punto un'ape. Fa davvero male, bro, ti giuro. Gli ho tolto io il pungione con le mie mani. Questa è amicizia. Dammi un bacino. Sai come si chiama il ponte dove sono? Si chiama Ponte di Queensboro. E dove dobbiamo più a casa noi? Nel Queens. È nel Queens. È il ghetto, lo sai. Ma sotto casa mia è il ghetto pure. Per quello dico. Sti cazzi. Non c'ho paura. Ma va, ma io passo così, guarda. Vediamo. Porca troia. Quelli c'hanno. Ma io non è. Cioè a me piace studiamente, a me interessa cosa vuol dire. È come quando metto le maglie da calcio dell'Atalanta. Non si fa Atalanta, ma io calcio. Sì, ma non è lo stesso paragone. È arrivato l'aperitivo, ragazzi. Io ho la zero, basta. Dopo ieri sto a posto 2 o 3 giorni. Sei un po' triste, posso dire? È perché non bevo da ieri. No, sei triste perché il rosso ti ha fatto arrabbiare. Ok ragazzi, sono tornato un po' a casa, mi sono rilassato un po', mi sono calmato. Nelle clip precedenti ero un po' agitato, cioè tutto stress, tutto casino. Due cose ho notato. Uno, che mi comincia a mancare l'Italia davvero. Non so se è la tranquillità dell'Italia, perché questi giorni sono venuti tanti nostri amici qua, quindi era un po' caotica la situazione. Oppure mi manca Erika, mi manca la mia fidanzata che sta in Italia. Per chi non lo sapesse, questi giorni sto scrivendo una canzone su di lei. Mi sono comprato un microfonino qua e sto inviando solo la voce al mio producer a Milano. E lui la mette sulla base, la modifica e vediamo se riesco a scrivere una canzone a distanza. E ho scritto 2 o 3 cavolate che pensavo su di lei, su in generale. Tra cui c'è già uscito uno spoilerino da qualche parte, non so se qualcuno se n'è accorto. Però speriamo di finirla prima che lei venga qua, così che faccio la reaction. Lei ovviamente non ha sentito niente, non sa niente. Comunque, a parte questo, questi 2 giorni sono stati veramente, veramente tanto stressanti. Perché stavamo in un bilocale ed eravamo 9. Avevamo 2 letti e un divano in 9. Non so se mi manca l'Italia per la tranquillità dell'Italia, perché i primi giorni che stavo qua stavo una favola. Cioè stavo proprio felice, stavo proprio bene, stavo proprio gasato, preso bene, contenuti cose. Mi servirebbe un po' di tranquillità mentale, secondo me. E tanto domani vanno tutti via. Rimaniamo io e Sespo di nuovo. E tra 3 giorni viene Erika. Comunque, come ogni giorno mi sono messo a leggere i commenti del video, mi sono scordato le flessioni, le 100 flessioni, quindi distru me l'ha ricordato. E adesso ve le farò da solo. Pronti per il party? Ci siamo? Cioè, il party è vodka, tequila, Canada Dry e voi tre? No, no. Ci sono 3 tipi per ora, confermate. Che ci sono? Per molte. Tutte e due sono, no, sono una. Sei pronto per il party? Io sono pronto, lo mando l'indirizzo quindi. Vai, falle venire. Bro, ancora non gliel'ho mandato. Volevo un po' di tempo per là. Io mi chiudo, a chiave in camera, buon party ragazzi e buonanotte a voi. Vi farò fare delle clip da Sespo, vi metterò un vlog di domani, quindi iscrivetevi, mettete like e seguitemi su Instagram, valerio.mazzeno, se becchiamo domani, ma bacione.